Salve a tutti youtubers, qui è Qualec... Qualec. Quale calc? Qua qua qua. E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Space Engineering Surviving Survival con Metatron. Ciao, ciao. Metatron, ok. Allora, dopo l'ultimo evento nel quale sono rimasto bloccato all'interno della nave, eccetera, abbiamo fatto un po' un riavvio di tutto quanto. Adesso sembra andare tutto quanto abbastanza bene, non c'è nulla che sta esplodendo, almeno che io senta, quindi ottimo. E abbiamo iniziato a smontare il soffitto, perché effettivamente qua sopra c'è un sacco di spazio sprecato. Praticamente blocchiamo qui, chiuderemo il connettore qua per anche per una cosa di estetica, e leveremo il soffitto qua sopra perché abbiamo bisogno di spazio. Dopodiché ho perso Metatron. Sono dentro il muletto. Ah, ok, sei dentro il muletto che abbiamo ritrovato, era dietro alla nave sul retro. Chi avrebbe mai potuto accorgersene? Tutti tranne te. Grazie, gentilissimo. Comunque, e inoltre cercheremo di fare un certo lavoretto con i container nell'hangar della nave. Dopodiché penso che saremo pronti a partire e andare a fare una visita alla base di Metatron, che sono proprio curioso di vedere com'è, perché a quanto ho capito c'è veramente un sacco di roba e sono proprio curioso di vederla. Allora, abbiamo comunque un problema. Ci siamo accorti che manca un sacco di materiale, quindi Metatron adesso andrà a raccattarlo, sperando che riesca, perché ci servono le trivelle. E la trivella è qui. Oh, momento. Non dentro il container, ma poi non li controllo. Hangar inferiore, no. Motore, perché abbiamo perso le categorizzazioni, purtroppo, quindi un po'. Ah sì, okay. Mi hai detto nell'hangar di sopra. No, e nell'hangar qui abbiamo la trivella meta, se vieni. Me l'hai chiuso perché? Ah, ops, pensavo fosse chiuso, te lo volevo aprire. L'altro è aperto comunque. No, guarda, anche per le prossime volte, se in caso me lo apro da solo. Ok, allora, intanto io inizio a levare. Per cominciare Ah, ma sei lì che aspetti ancora? Hai appena detto che te lo aprivi da solo. Ah, no, sì, vabbè, finché si tratta della... lasciamo stare, guarda. Allora, dovrebbe essere l'uno, sì. Si sta aprendo? Yep. Ok. Perfetto. Allora. Ah, che poi devo entrare dall'altra parte perché... Oh, no, papà. Perfetto, perché l'affare è girato al contrario, quindi. Allora, io inizio a levare tutti questi pezzi qua. Scusate il pezzo bottona di lag. Ok. E a mettere via il materiale raccolto, perché ero già pieno. Ok. Abbiamo veramente un sacco di lavoro da fare. Questa via. E devo togliere via tutta questa roba qui e sostituirla con l'armatura pesante. Sarà abbastanza lunga, ma si può fare. Magari non la tolgo tutta, soltanto un pezzo. Adesso vediamo. Piano piano. E non diventano gialli perché? Perché non sono tuoi, forse? Ah, non sono neanche condivisi? Aspetta un momento, sto arrivando. Allora, vediamo un po'. Centro soluzione problemi. Ok, eccomi qua. Allora, cosa abbiamo qui? Come mai non funzioni? Perché io sto per morire, comunque. Aspetta, infatti, entra dentro. Infatti non appartiene a nessuno. E adesso funziona. Vai. Perfetto. Oh, okay. Aspetta che ti manca un pezzo. Te lo metto io. Oh. Almeno ci provo. Vedo se mi basta. No, perché mi serve lastra d'acciaio. Ci sono lastre d'acciaio qua dentro? Sì, ovviamente. Hop.
Oh oh. Sono all'1% di energia. Sono all'1... Ma deve entra, dentro, entra, deve... dentro, entra dentro. Ah, entra. Ok. Ok. Perfetto. Ok. sì. Sì, 60%, basta, avanti. Allora, dicevamo, 2. Saldiamo i pezzi. Tubo d'acciaio piccolo e motore. Tanto qua possiamo mettere dentro. Tubo d'acciaio piccolo, motore. Perché non... Ah no, questa è una trave. Tubo d'acciaio piccolo sono questi, ok. E... Perfetto. Pronto. E pronto e funzionante. Vada pure. Ah, alleluia. Scusi, ci abbiamo messo un pochino. Sei ancora agganciato alla navetta, comunque. Sì, mi sa che ce l'ho Luke, perché è la quarta volta e mi stanco. Cioè... Ah no, aspetta, però non è ancora tuo. Non puoi ancora farlo. Aspetta. Sì, c'è l'autolook. Ah, riesci a staccarti? Sì. Ok. Aspetta che non ho ancora condiviso, quindi non puoi togliere l'autolook. Aspetta, eh. Condividi. Ok, adesso dovresti poter far togliere anche l'autolook. Buon lavoro. La ringrazio. Ora, è mio il sensore dei minerali oppure... Può usarlo, non è suo ma può usarlo, ha il mio permesso, mettiamola così. Sarebbe bellissimo se ci fosse una maniera di vedere la tua visuale, sarebbe bellissimo. Ok. Nickel, già cominciamo. Sì, ci serve argento, mi raccomando. No, così direi che basta, sì. Però questa è armatura leggera, vero? Uranio. L'uranio non fa schifo, però non credo che sia la cosa di cui abbiamo più bisogno al momento. Ho fatto abbastanza scorta, devo dire, di uranio, di recente. Penso che proprio la cosa che serve di più è... E l'argento. Nickel, silicon, magnesium, cobalto. Anche perché altrimenti non facciamo nessun reattore, quindi. Che vi ricordo tutti quanti che dobbiamo fare l'arc reactor, che è un reattore molto più potente dei normali reattori nucleari. Però ci servono dei componenti che non abbiamo al momento, quindi. Silicon, uranio, oro. Argento niente. Cioè, c'è l'oro che vale di più, però. Cioè, in questa zona dello spazio l'argento non c'è. Ottimo. Ora mi sposto su altri asteroidi. Vai, perché. Cobalt. No, lo e sto poi... girando intorno perché avendo un raggio di soli 50 metri, lo devo girare tutto per sapere cosa lo so. Dentro. Non puoi aumentare. Non è aumentabile il raggio a più di 5. Non dovrebbe essere tipo 500 al massimo. No, quello nave grande, magari. Ah, ok. Chiedo scusa. Ero abbastanza sicuro che fosse più alto. Il rilevatore di minerali. No, non c'è proprio il raggio, ok. Ah, proprio. Non c'è neanche il raggio, è fissato. O così o t'arrangi. Bene. Qua, qua. E. Tac, tac. Poi. Non sa mai che magari la mia nave schiantandosi ha scoperto un filone d'argento. Va a darci un'occhiata, magari. Magari è riuscita addirittura a rendersi utile addirittura alla fine di tutto. Ha detto, ma guardate, almeno vi ho trovato, sì, il filone. No, non credo, davvero, eh. No, l'altro, ci si è schiantata davvero. Silver, lo vedi? Argento? No, non lo vedo. Sei non fuori dal... sei fuori dal broadcasting dell'antenna, devi allargarlo. Sì. Ha anche un nome, sta antenna? Sì. Muletto 2075. Che è il nome che abbiamo deciso di dare alla nave finalmente dopo. Lo vedi? Sì. Peccato che a noi serve argento. E perché il silver che cos'è? Sono un imbecille. Chiedo scusa a tutti quanti. No, chiedo scusa a chiunque abbia un minimo di conoscenza di inglese. Ok? Va bene, chiedo scusa.
Vabbè, allora lascia stare Silver e c'è il Oh, ragazzi. Allora. Perfetto. No, era tutto un test per vedere se lo sapevi tu. Non ci sono neanche i fari? No, come non ci sono i fari? Ce l'ho messo, me lo ricordo perfettamente. 17%. Recuperiamo un po' di energia. No. Quindi sei senza fari. Esatto. Wow. Ero abbastanza sicuro di averli messi i fari comunque. O saranno esplosi durante qualche manovra e mi sono dimenticato di rimetterli. Sono abbastanza sicuro. Nell'ordine di quanto te ne serve? Beh, nell'ordine che siamo completamente senza e abbiamo una navicella da... Aspetta, la nostra nave madre. Aspetta, così capisci un pochino in che ordine può servire il ma... Ce ne serve nell'ordine di una nave da 7 milioni di chilogrammi. 7.000 tonnellate? Sì, esatto. Abbiamo una nave da 7.000 tonnellate. Di sicuro con 10 kg di argento non facciamo molto. Mettiamola così. Penso che ce ne serva abbastanza. Ma qui questo filone non è così enorme, eh? Probabilmente molto... metà è andato distrutto nell'impatto. Molto male. Anche uranio può essere utilissimo, eh? Sì, dopo ho finito il silver. Ok. A parte se un container. Qui, ce ne dovrebbe essere magari altri nascosti. Come mai c'è un container qua? Cosa? Ah, è il container della nostra torretta lanciarazzi. Ero sicuro che fossero connessi ai trasportatori, invece no. Le torrette lanciarazzi laterali non sono connesse. Molto male. Pessimo design. Veramente, signori, sono deluso. Io questo blocco però lo lascerei perché voglio chiudere i... Ok, non era questo che volevo fare da subito, però sì. Voglio poi chiudere i propulsori, quindi questo lo lasciamo. Ok, perfetto. Finiamo di togliere qua. Vedo un sacco di materiale che vola via comunque io, eh. Io non ci posso fare nulla, non ho generatore di gravità. Sai cosa sarebbe? Da trovarli, i generatori di gravità per la nave piccola. Sì, come sarà detto ieri, sì. Alla fine. Stessa cosa, magari. Sì, esatto. Magari quello rotondo. Che ti attira tutto quanto verso il centro e al centro ci mettiamo il raccoglitore. Come quello di ieri. A te, ti sto vedendo. Oddio. Ok, a posto. Beh. Ma sei qui? Non stai lavorando, malaccio, eh? Sì, ti sto guardando. Non sono qui, sono qui solo con la telecamera. Con la telecamera? Sì. E ora mi chiedo quanto è grande. visto da dentro. Allora, siamo a 18k di argento. 18.000 argento. Arriva a 20 e siamo... E l'affare è concluso. Ok. Qua. Armatura pesante che coloriamo. Ok. Ma ora, per esempio, sto lavorando a 18 frame, che va già molto meglio. Direi. A 6 frame non vedo neanche sballonzolare la nave per le trivelle. La vedo se teletrasportassi di 10 centimetri su e giù. Minchia. Vediamo un po'. E qua ci dovrebbe essere l'altro. Eccolo qui. Sarebbe gradito container. Un connettore che scende a livello del pavimento dell'hangar. Per poter prendere i materiali da tutta la nave. Sì. Per le riparazioni aggeggiare. Sì, oppure lo facciamo scendere dal soffitto. Non sarebbe malaccio neanche quello. Sì, ma quello. Lungo un muro però. Sennò sì, eh. Laterale. Si mette che le navi a ricaricare si mettono ai lati. Perché il problema è risolto. Sì?
va bene anche l'attacco del muletto. Sì, sì, veramente, sì. A meno che non ci sia il muletto in mezzo a rompere le scatole, si può usare. Sì, sì. Assolutamente. Via questo. Ah, ho tolto un blocco in più, vabbè. Pazienza. Ouch. No, c'è proprio una striscia di pavimento questo coso. Mi sa che lo passa da parte a parte. Ce n'è parecchio. Ah, dice proprio un sacco ce n'è di materiale. Sì, perché questo strato non, di 4 metri, 5 metri, sì? continua dentro, quindi probabilmente arriva fin dall'altra parte e è coperto dalla roccia. Ah, ottimo. Inventory is full. Ok. Ah, è sempre 18k, ecco. Ok. Allora. Ah, oh, ecco. Mamma. C'è no altre K dentro le trivelle, ok. Ci sono le... Per favore, non esplodere. Per favore. Dove vado? Al lato della punta a scaricare? Sì, sì, vai in qualsiasi punto dove c'è il connettore. Vai, tanto è tutto attaccato adesso. Ok. Carrello. Ah! Fermati, per favore. Non fare pazzie. Ok. Cos'altro c'è che sta esplodendo? Sento in sottofondo. Ah! Tu stai esplodendo. Fermati, fermo. Ok. Meta, mi sa che stiamo per perdere un pezzo. Comunque. Ok. Si è fermato. Ah. Allora, quando le navette iniziano a vibrare, no? Si va qui e si fa blocca. Cioè, quando le navette iniziano a tremare, si sblocca e si riblocca. Cioè, okay. Le sblocchi, aspetti un attimo che smettono di tremare e poi le blocchi di nuovo. E sono a posto. Perfetto. Meraviglia. Ok. Niente più roba che scoppia. Meraviglioso. Finisco di saldare qui. Larghezza del campo 40. Se io faccio 45. Ok, abbiamo qualcosa. Eccola come... qua. Perfetto. Abbiamo qualcosa come 46k di argento. Wow. Ok. Raffinato, non so quanto verrà. L'ho suddiviso. Eccolo tra qua. Le raffinerie. Perfetto. Ora stanno andando, che è una bellezza. C'è della stone. Ho raccattato tipo 3k di stone involontariamente. Se non la vuoi, espelle. No, no, va sempre bene. Va sempre bene. Allora, adesso il quando. Per ora l'ho lasciato attaccato lì. Magari, no, no, il muletto, metti... portalo qui perché adesso dobbiamo smontare il soffitto. Quindi, direi che. Allora, prima stacco le. Le trivelle. Sì, ma no, portale dentro le trivelle. Portale al piano di sotto. Gli troviamo un posto. Un buco. Sì. Cioè, da cavolo, abbiamo tanto di quello spazio. Ce ne stanno 3 di navicelle qua, dai, non scherziamo. Oh. Non attiri? Ha agganciato. Ti ho visto agganciato io. Perfetto. Adesso mettiamo di nuovo. Oh. Ah. Non mi fido di quella geccia. Di cosa? Ah, sì, ok. Aspetta. Ok. E voilà. Pronta a smerigliare tutto. Allora. Adesso. Niente, adesso si smeriglia il soffitto.
Niente di che. Uff. Cosa uff? Ah, non riesci a muoverti? Ok. Ok. Si comincia, gente. Manualmente, esatto. Secondo me è una di quelle cose che se la mettono risolvi i problemi di un sacco di giocatori. Perché comunque in un gioco non ottimizzato le luci dinamiche, secondo me, sono una di quelle cose che. Ma a quanto pare puntavano molto sul primo impatto. Sì, ma difatti, ma come primo impatto è stato magnifico sto gioco, cioè. Io ho iniziato a giocarci non perché ho detto ah che bello faccio, costruisco le cose. Io ho detto minchia che figa la roba che si distrugge. Quindi luci dinamiche, le impatti, la fisica, eccetera. No, all'inizio non mi ha attirato il fatto che si costruissero le cose. Ciò che mi ha attirato all'inizio è il fatto che si distruggessero le cose e le esplosioni che facevo. Era quello. Poi quando ti stufi di distruggere inizi a creare, ti rendi conto che è molto più leggera. Penso che sì, penso che non sia necessario farla pesante. Roba. Sì. E qua inizia a prendere larghezza l'hangar. Ma guarda quanto cavolo di spazio che abbiamo in più adesso. No, davvero, sai cosa facciamo? Facciamo tutta la linea di trasportatori. O una linea di trasportatori parallela dove sei tu adesso, no? Che scende. Magari facciamo un. Facciamo uscire un pezzo di trasportatore dal muro. E lo facciamo poi andare tutto quanto dritto verso il. Verso il centro. E poi mettiamo tutti quanti i container sopra. E facciamo ai lati dei tubi che scendono per rifornire le navi. Poi magari cosa facciamo? Mettiamo degli assemblatori, togliamo quelli che ci sono già, che sono abbastanza sparsi in giro, li mettiamo tutti quanti uno vicino all'altro. Cioè, cerchiamo di dare un pochino di ordine, perché effettivamente non è molto ben organizzata in quanto a ordine questa nave, eh. C'è una raffineria da una parte, un'altra dall'altra. Cosa io non sopporto assolutamente. Non mi ritrovo, nulla è il nome giusto. Se io devo cambiare il nome o cercare il posto per fare il gruppo. Sì, sì, è abbastanza un casino. Io, qual è il motore giusto? Sì, sì, no, è un casino, bisogna categorizzare tutto. Sì, perché comunque quando. Attendo che sto smerigliando vicino a te. Ma io ho il braccio sopra. No, dai. No. Stavolta non devo fare lo screen. Non ti voglio grindare. Ok, poi vediamo lo screen, l'opposto nell'immagine, che cosa vedi tu. Perché io al momento. Hop. Io ti vedo normale. Ce l'ho semplicemente dietro la schiena. No, io ti vedo, ce l'hai. Sì, è un po' innaturale, ma ce l'hai normalissimo. Oh mamma, mi si sta allungando i bracci. Ui! Fai foto e faremo il paragone su quello che vedo io e quello che vedi tu. Qua sei tu. Ah, e... è vero, cazzo. Non mi funziona lo... Devo levare... Ups. Devi fare print screen, credo. Vabbè. Quando ci... Se riesci a farlo, le aggiungiamo. Oh, 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 oh.
Ok, è scoppiato un carrello d'atterraggio della nave da battaglia. Perché? Questa nave è una nave suicida, secondo me. Cioè, non combatte eppure subisce danni, cioè non lo capisco. No, te invece non puoi capire a che livello sono io. Se metto la visuale esterna i bracci mi vanno dietro la schiena. Tant'è vero che la saldatrice, essendo dietro la mia schiena, non riesce a saldare quello che ho sotto i piedi. Lol. Devo mettere la visuale interna per saldare. Cioè, vabbè, lasciamo. Lol. Ok, sbloccato. Riblocca. Ok, a posto. Ragazzi, devo correre dietro, non solo al lavoro, ma devo anche controllare che non esploda nulla in questa nave, ragazzi. Terribile. Allora, lì lo lascio perché non sono sicuro. Oh sì. No, adesso vediamo. Non so se togliere i pannelli inclinati che ci sono sul davanti e sostituirli con l'armatura, oppure no. Perché sono abbastanza belli da vedere, però... ma... non saprei. Sono abbastanza indeciso. Aspetta, ho sentito di nuovo dei botti. No. La nave è sganciata, quindi non può tremare. Ouch. Cosa c'è che sta tremando e esplodendo? Nulla. Boh. Ok. Aspetta, comunque. aspetta. No, guarda sotto. No, guarda sotto il caccia. Sotto il caccia? Sì. C'è qualcosa che sta tremando? A parte che è staccato da terra lo scafo del pavimento è pozzato e gli manca un piedino? Ma te l'ho detto prima che era esploso un piedino. Sì, ma gli altri sono staccati. È completamente staccato. E per forza l'ho staccato io, se no esplodevano anche quelli. si chiama prevenzione, insomma. Ma sì, togliamoli via sti cosi. È tutto per le vibrazioni che facciamo levando le lamiere. sì, esatto, solo per quello, Quindi quando si lavora è conveniente... Sì, perché ogni volta sganciare che io aggiungi un blocco, c'è cioè un aggiornamento di tutto. Quanta la nave, quindi fa un lieve movimento. E quel lieve movimento ti sminchia tutto quanto. Ma secondo me tutti questi bug dureranno poco, ancora. Sono abbastanza convinto che adesso gli sviluppatori. No, ma cioè, penso che il bug fixing che vogliono fare gli sviluppatori sia proprio per questo, Allora. Io qua farei una linea secca di armatura, sai? Cioè... toglierei anche questo blocco qua e mettere tutto quanto un blocco quadrato unico. Secondo me è la cosa migliore da fare. Sperando di non farsi esplodere nulla, ovviamente, perché... sai, può succedere... Non è mai successo che ci è esploso qualcosa in faccia, giusto, Meta? No. Mai. Ma che stai a Dio? Assolutamente. Intanto okay. mi svuoto le lastre dove vanno piazzate. Sì, fai pure. Intanto fra un po' dovremmo fare tanti di quei container. Meta basta. Ok, allora... togliamo anche questi, ma ci siamo. 3, 4, 5, 6, 6. Ok. Perfetto, chiuso così. In questo modo anche quando si chiude la porta rimane tutto quanto più o meno sigillato. Sì, ok. Mi piace. Allora, anche quei pezzi lì penso che si possano togliere. Ok, quindi... è un po' brutto l'attaccatura al soffitto. Ci sono i conveyor che la fanno sembrare staccata. Ma vabbè, ma possiamo fare un piccolo spessore poi. Oppure, aspetta, possiamo fare... no, scusa, qui puoi mettere questo così.
qui lo chiudi. Cioè, armatura no, leggera, per, sì. Se era solo per poter entrare dentro. Ah, sì, scusa. E mettiamo qui. Aspetta, No, no. Togli questo. Guarda, Qua mettiamo un conveyor. Un conveyor AU che esce fuori. E qui sopra facciamo tutto quanto di container. Adesso non so se piccoli o grandi. Però visto che comunque lo spazio è alto 3, potremmo fare grandi, sai? Sì, ok, però alto 3 vuol dire che arriva... Vuol dire lo spazio navigabile è questo, e rischi di bruciare container... Oh, hai ragione. No. Hai ragione, sì. Si rischia, sì. Oppure metti container grandi e sotto gli attacchi tutti i pannelli blindati, tutti i vetri blindati. Io di solito lo faccio per proteggere un po' dai propulsori. Oppure ancora, finiamo di scavare qui e i container grandi li mettiamo soltanto ai lati. Sì. Finiamo di scavare il muro qua, perché penso che ci siano ancora uno, due, se non tre blocchi. Quindi ci stanno tre o quattro container grandi per ogni lato. No? Così li abbiamo ai lati, possiamo fare tutte le manovre che vogliamo. Penso di aver preso tanto un po' di scrap ci metal. Stanno le periferiche parcheggiate. Esatto. Ok, la smerigliatrice ha iniziato a riempirsi.